La potenzialità e l'utilità di temi come l'open science e l'open access risulta evidente quando si parla del loro utilizzo nella ricerca scientifica. Il fatto di poter consultare in modo semplice e diretto pubblicazioni e dati all'interno di database pubblici aumenta le potenzialità della ricerca e della diffusione del sapere. Il mio avvicinamento a questi temi coincide con l'inizio del mio percorso di dottorato in scienze della nutrizione. Il mio progetto riguarda l'utilizzo dell'eccedenza alimentare come fonte alternativa di energia e nutrienti per l'alimentazione suina. Dunque, i temi trattati principalmente sono l'alimentazione animale e la sostenibilità ambientale. Durante il mio primo anno di dottorato ho partecipato al progetto sperimentale di Ateneo chiamato Data Management Plan o DMP. Il DMP è un documento in continuo aggiornamento utile per pianificare la raccolta, la conservazione, la descrizione e la disseminazione dei propri dati e metadati secondo i principi dell'Open Science. La versione finale del DMP sarà quindi una raccolta delle diverse stesure del documento nel corso del tempo e ciò renderà evidenti gli aggiornamenti effettuati riguardo ai propri dati e al proprio progetto durante i 3 anni del dottorato. Il mio progetto prevede l'utilizzo di dati della letteratura, quindi già pubblicati e accessibili, e la produzione originale di dati. Questo sarà la base per accrescere la conoscenza, sulla tematica dell'alimentazione animale sostenibile. Poiché si parla di sostenibilità ambientale, è necessario adottare i principi dell'open science, poiché per un tema come questo serve condividere la conoscenza, collaborare e aggiornare ciò che già si conosce.